Inauguriamo un nuovo momento importante, infatti, per voi, disponibile oggi nei migliori negozi, la rubrica Il Fatto del Giorno by Final. Il Fatto del Giorno. Il Fatto del Giorno, presentato da Final, che trova ogni due settimane da Luca. La scadenza sarà quella. Sì, ma a me piace chiamarlo Final. Ah, ormai è il suo nome d'arte. È la Final regia. È esatto. Trova prestazioni degne di persone non degne, bravo. Questa è la definizione bellissima, prestazioni degne di persone non degne. Vai, sì. Spiegaci un po' cosa è successo. Allora, abbiamo Luke Harding, 19enne di Manchester, che una sera si ubriaca con gli amici e poi dopo si ritrova a Parigi. Com'è successo? Semplicemente ha detto: bah, io non voglio tornare a casa, è troppo presto, sono soltanto le 5 del mattino, cosa faccio? Ma quasi quasi, sai cosa faccio? Io prendo il primo volo, e il primo volo era per Parigi. Ma lui si è trovato a Parigi in che condizioni? Lui non se lo ricordava. Ah, non se lo ricordava. Lui si è svegliato a Parigi, tipo nella periferia di Parigi. Si sveglia e fa: ma io cosa ci faccio qua? Chi sono? Dove sono? E poi dopo gli amici gli hanno ricordato che lui aveva preso un taxi e aveva sbagliato corsia, diciamo. E niente, lui l'ha presa un po' sul ridere, un po' ci è rimasto male del fatto che non sapeva come tornare indietro perché costava un po' tanto. Eh sì, però è stato un problema, ha dovuto chiamare i genitori. Come è successo? Eh no, niente, poi dopo ha pagato 170 di euro, 170 di sterline, che sono molti di più per tornare indietro, perché sai, doveva anche andare a lavorare. E niente, poverino, e ricorderà il tutto dicendo: mi sono rotto un braccio, una gamba, ma insomma mi sono divertito così. Beh, però è bello, dai, alla fine se sono quelle serate che ti verranno sicuramente impresse. Poteva rimanere al pub a bere, invece è andato a Parigi. Ma tu lo faresti? No, spero di no, ecco. Però se, cioè, da ricordare, devo dire, è bello. Magari da vivere un po' meno. Perché? Cioè, se lo fai con gli amici, secondo me è diverso. Ti svegli stupida. Il giorno dopo a Parigi senza un rene, magari. Non è una cosa bellissima. Non lo so. Beh, ce n'è un altro, dai. Vabbè, sì, giusto.